Buongiorno e benvenuto sul mio canale, canale Cose di Tosca. Inizio sempre con i ringraziamenti, grazie che state facendo crescere il canale, grazie veramente di cuore che state interagendo con me. Mi raccomando, scrivetevi, fate scrivere le vostre conoscenze, perché come vedete spaziamo da molte cose, l'arte a 360 gradi, quindi si possono dipingere praticamente ogni cosa, basta avere la voglia di farlo. Bene, ho qui sul mio tavolo un altro progetto di lavoro. Oggi voglio farvi vedere come si fanno delle rose su un foglio di Fabriano, Fabriano ruvido ovviamente. Niente, io vado a bagnarmi un attimino il foglio, appena appena con l'acqua, come vedete fare, con una spugnetta bagnata, lo bagno un attimino e poi andiamo a lavorare. Creo uno sfondo, vediamo un pochino dove andremo a fare. Voglio fare delle rose, sapete che questo è il mese delle rose e le rose le dedichiamo veramente alla nostra mamma celeste, quindi facciamo una rosa, la metteremo da questa parte, un'altra rosa la metteremo da questa parte, ne facciamo semplicemente tre perché il foglio non è molto grande. Abbiamo fatto questo lavoro e ora andiamo. Questo lavoro, amiche mie, vi serve per dare appunto poi la tridimensione al vostro disegno. Bene, a questo punto andiamo a fare le foglie, una volta a destra e una volta a sinistra, con del verde che comunque ho qui che era avanzato da un altro lavoro, e vado semplicemente a crearmi le foglie. Il verde non ci basta, quindi prendiamo ancora una piccola punta. E andiamo a farci le foglie di questa rosa. Una volta a destra e una volta a sinistra, con la spugnetta, così anche chi non ha dimestichezza nel saper dipingere, in questa maniera gli viene facile di sicuro. Destra, sinistra, destra, sinistra. E in questa maniera abbiamo fatto la nostra base, l'abbiamo fatta, e ora prendiamo un bel pennellone piatto e praticamente andiamo a riempirci tutta la rosa. Ovviamente facciamo in modo di sapere dove è il nostro centro. E ora andiamo a dipingere. Facciamo altro che andare anche sulle foglie. E praticamente andiamo a fare le nostre famose C. Adesso l'abbiamo riempita, prima riempiamola. Ora è ovvio che così non ci piace, andiamo a schiarirla. Ora praticamente andiamo a fare i nostri petali. Una volta a destra e una volta a sinistra, e così andiamo a completarci tutta la nostra rosa. Ecco, facendo questo movimento, come vedete, riusciamo a dare già la profondità al nostro lavoro. Ed ecco qui la nostra bella rosa. Adesso andiamo a farci quest'altra, quindi come abbiamo fatto con quella precedente, riempiamo tutti gli spazi andando sulle foglie. La riempiamo tutta. E ora andiamo a, come abbiamo fatto prima, lavorarla, quindi partiamo dalla nostra corolla ed ecco qui già bella la rosa, come vedete c'è già apparsa nella sua bellezza. Andiamo in su ed ecco qui la nostra rosa. Guardate bene il movimento del pennello, guardatelo bene perché è questo che vi renderà il vostro petalo spettacolare.
Eccola, la nostra rosa è qui, tutta per noi. Andiamo a fare un attimino. Eccola qui. A posto, adesso andiamo a farci praticamente l'ultima. L'ultima che guarda in giù, quindi andiamo a riempirci come abbiamo fatto con le altre. E ora andiamo a lavorarcela, a schiarircela come abbiamo fatto con le altre. Iniziamo e ora praticamente andiamo a farci i nostri petali per far sì che venga la nostra bellissima rosa. Ed eccola qui, veramente con due mosse, due mosse. Le foglie che abbiamo fatto verdi, li vogliamo fare un pochino più sostanziose? O no? Lasciamole pure così. Andiamo a fare, non ti scordare di me, giusto per dargli un tocco di colore. Scusatemi, non di scordare, di Fiordaliso, ogni tanto mi perdo il nome dei fiori, ma... io sono fatta così ed è bello essere così, sono umana, non sono extraterrestre, sono umana. Di conseguenza anch'io sbaglio, punto. Allora andiamo a fare un po' di bianco per tirare fuori i nostri petalini del Fiordaliso. Sono i fiori dei campi, i fiori del mese di maggio, i fiori molto belli che nella loro semplicità arricchiscono le nostre campagne. Eccoci qui, siamo veramente ai tocchi finali, eh? Abbiamo finito, vi lascio andare, belle amiche mie. Perfetto. Se vi piacciono le mie cose, continuo a dire, continuate a seguirmi, canale Cose di Tosca, e come vedete, qualche cosa insieme riusciamo a fare. Vi saluto e vi ringrazio immensamente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao ciao, Cose di Tosca, mi raccomando.